Ma come no? Luca Argentero, chi è questo Mirko? Un meschino, un personaggio deprecabile, apparentemente solo apparentemente padrone di casa, in realtà ospite inatteso di questa serata bizzarra. Un personaggio negativo, cosa che non mi capita spesso di fare, tra l'altro senza nessun tipo di redenzione, quindi ha anche delle occasioni per migliorare, ma non lo fa, decide di rimanere esattamente quello che è. E poi il fatto che, spero abbiate visto il film e siate d'accordo, è l'idea di fare una commedia con toni e registri leggermente differenti da quelli che siamo abituati a vedere, a frequentare, a lavorare, e quindi è stato bello partecipare a un'idea diversa di commedia. Senti, è un film dove nessuno dei protagonisti raggiunge il proprio obiettivo, cioè tu non trovi, vabbè adesso senza spoilerare, però tu non trovi ciò che cerchi, ma nessun altro trova ciò che cerca, alla fine tutti trovano qualcos'altro. Se la premessa era trovare una serata più divertente di tutte quelle che ci sono in giro, sicuramente non raggiungono il loro obiettivo, però la vita è fatta così, imbocchi una strada, non sai dove ti porta, ma molti dei nostri personaggi risolvono invece le loro vite attraverso questa bizzarra serata, quindi non raggiungono l'obiettivo che si erano prefissati, ne raggiungono altri che forse sono più interessanti e più importanti di quelli che si erano prefissati. Come ti sei trovato a far coppia con Ilenia Pastorelli? Benissimo, Ilenia è un vulcano d'energia più fuori dal set che sul set, ancora di più fuori dal set che non sul set, è una persona molto divertente a prescindere dal suo, diciamo, ruolo, no? Quasi come se fosse un po' disegnata ormai, frivola. In realtà è una persona molto intelligente e molto divertente, che è una... L'essere simpatici e divertenti è una prerogativa delle persone intelligenti, quindi lei lo è. Avete in comune, un'ultima cosa, avete in comune un passaggio al Grande Fratello, un passaggio importante... No, vabbè, perché viene citato nel film. Siamo, sì, è okay, la... Vabbè, andiamo. È la... esattamente la spiegazione della mia affermazione precedente. Avere un po' di autoironia in questi casi, visto che sapevamo che ce l'avreste chiesto, ma ci siamo entrambi divertiti molto a prenderci un po' in giro rispetto a questa cosa. Quindi... Esatto, sì. Ilenia Pastorelli, com'è la tua Iole? Com'è questa Iole? O Pastorelli Ilenia? Posso prendere un microfono? No, non il mio, grazie. Non il vostro. Allora, com'è questa Iole? Beh, una ragazza simpatica. Dai, non mi fare ridere. C'è il regista qua. No, allora, è una donna che fa una grande evoluzione. Prende consapevolezza a un certo punto del film di se stessa, paradossalmente indossando gli abiti di un'altra donna attraverso una dinamica che però non voglio svelarvi. È una donna che parte molto insicura, insicura di se stessa, insicura del rapporto che vive. Dimmi, Filippo Bologna, se sbaglio. E insicura del rapporto che vive con il suo uomo, che in qualche modo le fa dei soprusi, no? Che lei subisce. E ovviamente credo che abbia poi anche lei una forte componente d'oscurità per essere fidanzata con un ladro, no? E forse poi c'è sempre nella scena in cui lei si spoglia per rivestirsi dei vestiti di un'altra donna, forse quella è la scena in cui il suo dark side esce maggiormente. Poi a un certo punto questa consapevolezza viene anche in qualche modo, come si può dire, Filippo, perché lui ha le parole adatte, viene espressa attraverso un'azione molto, molto forte che lei fa nei confronti del suo fidanzato, quasi un ultimatum a un certo punto, e vedremo poi lui come reagisce. Quindi è una donna che ha tanti colori,
mi è piaciuto molto interpretarla per delle cose, credo anche che insomma facciano parte di me, ma anche di tante donne che vivono dei rapporti e delle relazioni complicate ad oggi, no? Che purtroppo le relazioni tendono a complicarsi sempre di più. Ditemi se sbaglio, se sono lui. E quindi insomma sono tutte, è un film in cui in varie vicende, in varie dinamiche di diverse coppie, diverse relazioni, racconta poi anche attraverso una chiave ironica, delle volte in chiave di commedia, racconta anche secondo me questo.